Quest'anno l'Aipe compie 50 anni, vi state festeggiando con questo opening in Via della Spiga, cosa significa? Sì, per noi è un traguardo molto importante perché siamo un'azienda che appunto è nata 50 anni fa, abbiamo lavorato per il mondo della moda, per i più grandi brand e griffe a livello nazionale e internazionale. Aprire uno store qui accanto ai brand più importanti per noi è un traguardo fondamentale. Questo è un po' da 8 anni che abbiamo intrapreso l'avventura di questo nuovo marchio e che ci sta dando anche delle grosse soddisfazioni, e il nostro obiettivo è quello, ecco, che questo sia il primo passo per l'apertura di altri monomarca. Già abbiamo aperto un mese fa Palermo, sempre in via Libertà. L'obiettivo è quello di aprire altri punti vendita sulle più grandi città, Roma, Firenze, Bologna, e quello di espanderci al resto del mondo. Chi è la donna Cromia, la donna su cui puntate? Come vedete, il nostro prodotto è un prodotto molto ricercato, con Cromia, appunto il colore è caratterizzante, curiamo molto i dettagli, in particolare e anche molto alle forme, quindi una donna attenta a queste particolarità. Come è andato il 2012 e cosa vi aspettate dall'anno che verrà? Guarda, noi fortunatamente siamo un'azienda in controtendenza, perché il 2012 abbiamo finito con un ottimo incremento di fatturato e di volumi, e il 2013 si sta ripetendo questo che possiamo dire tra virgolette è un miracolo in questo momento. Qual è il pezzo che preferisci di questa collezione? Mi piacciono tantissimo i colori, perché d'estate mi piacciono i colori chiari. Il pesca è il mio preferito, perché è un po' romantico e un po' delicato, così sognante anche, visto che è un sogno che si è realizzato per il creatore di questo marchio che festeggia 50 anni proprio qui in Via della Spiga, e quindi direi sì, come colore sognante il pesca.